abbiamo un cappotto tecnico della linea Maxfor, ma prima di parlare di questo modello voglio parlare della nostra tabella taglie espressa in centimetri. Pigliate un vostro giubbotto, chiudetelo come faccio io in questo momento e andate a misurare quant'è da lato a lato. In questo caso io ho 75 cm che per 2 ho bisogno di una circonferenza di 150 cm e fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete sulla vostra destra o nella scheda del prodotto. Ora andiamo a parlare di questo cappotto tecnico della Maxfor linea Prestige. Sicuramente è un capo molto interessante, molto elegante, è stato diciamo assemblato con due o tre caratteristiche secondo me molto innovative. Innanzitutto abbiamo una doppia chiusura, bottone col discorso di una pettorina davanti, un gilet con la cerniera. La chiusura col bottone, abbiamo la possibilità di chiudere il giaccone fino alla gola con la chiusura di quest'ultimo con questo gancio a clips, anche se noi maschietti spesso e volentieri lasciamo sempre diciamo un pochettino più l'apertura su questo giaccone. Nella parte interna troviamo una seconda costruzione che è la cerniera, come vedete anche molto in alto, perché è solo una pettorina. In questo caso solo questo pezzo qui è staccabile, ma poi ve lo faccio vedere dopo sul tavolo. Per quello che riguarda il suo stile di questo cappotto tecnico, ha un tessuto che trattiene perfettamente acqua e aria, due tasche in questo caso in verticale e nella parte posteriore, vediamo se la faccio girarlo senza spostare tutto il manichino, abbiamo la possibilità di uno spacco centrale, anche questo che ha una regolazione, in questo caso con la clips. La parte invece interna di questo giaccone che vi voglio far vedere, scusate, considerate che questo manichino è alto 1,85, quindi abbiamo un giaccone che ha una lunghezza intermedia. Come vi stavo dicendo, la parte interna di questo giaccone ha questa pettorina davanti con due cerniere. Come vedete è abbastanza semplice eseguire l'operazione, che praticamente ci permette poi di staccarlo. Questa è la parte che viene via. Nell'interno del giaccone troviamo la sua imbottitura, una prima tasca sulla mia sinistra, in questo caso abbastanza piccolina, non si sono impegnati, potevano fare una tasca un po' più grande, mentre nella parte destra abbiamo una tasca, in questo caso anche qui tagliata a filetto. Il giaccone ha una morbidezza e una leggerezza che è una cosa veramente molto bella, molto interessante. Che dire, Maxfor, taglie forti, buon volume, siamo sempre una taglia avanti.